Grazie Presidente. Siamo qui per commentare uno dei primi atti di un governo, diciamo, pochissimo prolifico. Io ricordo a me stesso e ai colleghi che questo è un governo che ormai è in carica dal 1° giugno, siamo oggi arrivati al 3 di agosto e hanno portato a casa soltanto una legge che riguarda il Tribunale di Bari. Quindi il cambiamento, come dire, stenta a vedersi, stentano a vedersi delle visioni, stentano a vedersi delle decisioni. Voglio ricordare che ci sono, per esempio, sul tavolo del Ministro dello Sviluppo Economico degli importantissimi file che non trovano sbocco, decisioni che costano soldi al Paese, posti di lavoro, penso al dossier Alitalia. Penso al dossier Ilva, un'azienda che perde 1 milione al giorno e sappiamo che i commissari Ilva ci hanno detto che per settembre non ci saranno più soldi in cassa. Nel frattempo il ministro Di Maio con la sua tecnica non prende decisioni, chiama l'ANAC, l'Avvocatura dello Stato, convoca riunioni monstre con 60 persone, 180 partecipanti, interventi di 1 minuto a testa e nel frattempo la decisione non viene presa, ebbene però arrivano in aula provvedimenti come questo che francamente, signor Presidente, se confrontati alla massa di questioni di cui questo governo si disinteressa completamente, lasciano anche abbastanza, come dire, sorpresi, ecco, questa è la parola, sorpresi, perplessi. Io voglio concentrarmi in particolare su un aspetto di questo decreto che è la creazione del Ministero dell'Agriturismo, che è sicuramente una grande innovazione per il nostro Paese, ma non posso naturalmente quest'oggi non fare un riferimento anche alla creazione di questo Ministero della Disabilità e della Famiglia. Un ministero che già dal nome nasce male. Oggi la mia collega Lisa Noia, credo di poter dire, ha smontato in modo scientifico, ha sezionato le ragioni per le quali questo ministero non ha ragion d'essere. Se ne è aggiunta un'altra proprio in queste ore, la dichiarazione incredibile di colui che sarebbe il titolare di questo ministero, il ministro Lorenzo Fontana, il quale addirittura oggi ha avuto l'idea di proporre l'abrogazione della legge Mancino, che, come tutti sappiamo, è la legge che copre e punisce, identifica come reato quei comportamenti discriminatori di cui il ministro Fontana dovrebbe essere il primo custode. Possiamo dire in un certo senso che abbiamo messo il conte Dracula a fare la guardia al centro trasfusionale dell'ospedale. Direi che in questo caso non c'è una migliore metafora di questa. Ma come ho detto, non volevo occuparmi appunto di questo pur grave problema, ma guardare di più appunto alla creazione di questo strano, stranissimo ministero di cui non si ha notizia in nessun'altra parte del mondo. Diciamo innanzitutto che il turismo è una delle principali attività produttive, aziende, business, fonte di prosperità per il nostro paese. Molti miei colleghi prima di me hanno dato numeri importanti per dare una dimensione di quella che è questa industria, perché di questo si tratta, quindi non voglio ritornare, anche perché basta effettivamente dire la parola Italia per comprendere, appunto, che Italia è sinonimo di turismo. I consumi, ecco, qualche numero lo do, i consumi turistici del 2016 sono stati la bellezza di 93 miliardi, quasi 94. Ci sono 3,2 milioni di occupati, che sono il 13,2% della nostra forza lavoro. Abbiamo avuto un grande diciamo, aumento dell'occupazione tra il 2008 e il 2016, un aumento del 20% degli occupati. E il valore aggiunto dell'industria turistica tra il 2014 e il 2016 è cresciuto di quasi 4 volte il valore aggiunto dell'economia del suo complesso. L'Italia è cresciuta tra il 2014 e il 2016 di 1,6 punti, il turismo è cresciuto quasi di 7 punti percentuali. Il valore generato complessivamente più di 100 miliardi, quasi 104, equivale oltre 3 volte il valore aggiunto, il valore generato dall'industria agroalimentare. Quindi già non si spiega per quale motivo un'industria, diciamo, così grande, così strutturata, così identificata, con il nostro paese
Se proprio, ecco, devo dire la verità, se si fosse dovuto spostare dal Ministero del Turismo, se c'era una collocazione intelligente, pratica e sensata, al limite era quello dello sviluppo economico. Si tratta sicuramente di un settore che contribuisce pesantemente, come ho detto, al valore economico, al valore economico del nostro paese, e quindi al limite, ecco, se ci dovesse essere una nuova collocazione potevo pensare a questo, ma certamente non a quella dell'agricoltura. Non si comprende proprio quale sia la connessione. La collega Muroni prima diceva: capisco che c'è l'enogastronomia, che sicuramente è un elemento identificativo del nostro paese, ne è una parte essenziale. Però io vorrei anche darvi un'idea, appunto, dicevo che il valore generato al turismo è quasi 3 volte quello dell'agroalimentare, ma l'anno scorso noi abbiamo esportato per 414 miliardi e l'agroalimentare ha rappresentato il 10% delle nostre esportazioni, quindi importantissimo, anche perché io riconosco che il nostro agroalimentare, così come per esempio la nostra moda, ha un grandissimo valore evocativo, per cui si sente più Italia nel cibo, nella moda, nel design, di quanto non si senta nella meccanica. Però noi di quei 414 miliardi abbiamo esportato 117 miliardi di meccanica e 40 miliardi di agroalimentare. Abbiamo esportato 54 miliardi di chimica e di farmaceutica, abbiamo esportato 66 miliardi di moda. Quindi non c'è veramente un collegamento. Ora, il collega di Forza Italia che mi ha preceduto mi ha detto che non devo fare la battuta sull'agriturismo, ma effettivamente è un po', diciamo, in questa visione dell'Italia che questo governo porta avanti, così piccola, provinciale, chiusa in se stessa, impaurita del mondo, quella dei dazi, delle barriere, dei muri, fa un po' effettivamente sagra di campagna, no? Tavola imbandita con la tovaglia a scacchi bianco e rossi, il fiasco di vino, e questo è, come dire, l'idea del nostro turismo. Io penso che sia un'idea sbagliatissima, che sia un approccio che non ha veramente senso. Penso che il turismo vada considerato davvero un'industria produttiva del paese, che il turismo vada considerato poi anche qualcosa che fino ad oggi ha funzionato male, non tanto perché nella promozione, perché accorpato a questo o a quel ministero, ma perché questa è una delle numerose conseguenze del fallimento della riforma costituzionale che abbiamo portato avanti nella scorsa legislatura. Io voglio ricordare, voglio che sia chiaro a tutti, che il turismo è una competenza esclusiva delle regioni. La competenza sul turismo è esclusivamente delle regioni, quindi noi abbiamo delle storture che con la riforma costituzionale avremmo, diciamo così, sanato, per le quali se uno va in giro per il mondo e arriva nella metropolitana di Londra non trova scritto vieni in Italia, ma trova scritto vieni in Sicilia, vieni nelle Marche, vieni in Liguria, che sono naturalmente brand molto importanti ma meno forti del brand italiano, per cui lo spostamento da un ministero a un altro non risolve il problema alla radice. Noi, appunto, la collega Moroni prima diceva non abbiamo una visione unitaria, certo, perché alla fine il vero potere di determinare le politiche nazionali in tema di turismo non sta sull'Italia, ma sta sulla Calabria o sulle Marche o sul Friuli Venezia Giulia, che ripeto possono essere magari conosciute al turista britannico francese, ma il turista che so io cinese o il turista brasiliano probabilmente quando trova l'annuncio pubblicitario che lo invita ad andare a visitare il Molise probabilmente poi finisce col prenotare una bellissima vacanza in Francia, in Spagna, e questo diventa un problema. Per cui, posto che non si capisce quale sia la logica di questo spostamento, uno deve fare uno sforzo e provare a dire: ma per quale motivo un governo che non riesce a decidere su nulla ha questa, come dire, impellenza di spostare il turismo dentro il Ministero dell'Agricoltura? Ci sarà pure una ragione. Se Ilva aspetta, Alitalia aspetta, tutto aspetta, che cosa non può aspettare? Lo spostamento delle competenze da un ministero all'altro. E quindi l'osservatore, anche senza malizia, prova a farsi, come dire, a compenetrarsi nelle ragioni di chi governa uno dei paesi del G7 che appunto pone in cima alle proprie priorità questa bizzarra, inspiegabile decisione. E allora basta in realtà fare un giro un po' per i siti
E si scopre che il governo che ha parlato del cambiamento è supportato dal partito che ha fatto del rinnovamento, della lotta alle leggi ad personam, la sua vera ragion d'essere, cioè il Movimento 5 Stelle, consente un'operazione che più ad personam non esiste. Perché, cari colleghi, signor Presidente, diciamocelo chiaramente, il Ministero dell'Agricoltura ha ricevuto le competenze per il turismo perché il ministro Gianmarco Centinaio gli piace il turismo, è una roba sua che gli piace, che sente vicina, aveva un'urgenza, lui è un appassionato e noi possiamo, noi che siamo il paese della passione, possiamo frapporci alla passione di un ministro e frustrare le sue aspirazioni in questo modo. Ma no, ma certo che ci prendiamo cura delle aspirazioni del ministro Centinaio e facciamo un bellissimo decreto legge, necessità ed urgenza, perché ci prendiamo a cuore moltissimo le sue, come dire, lobby, la passione del ministro Centinaio, e facciamo una meravigliosa legge a persona. Diciamo, ma non ti preoccupare Centinaio, vuoi occuparti di turismo, anziché nominarti ministro della cultura e del turismo come succederebbe in un paese normale, utilizzando la famosa storia di Maometto e la montagna, ma al contrario, cioè spostando la montagna invece che Maometto, diamo le competenze all'agricoltura. Sarebbe stato molto più facile e più economico nominare il ministro Centinaio ministro della cultura, scusatemi tanto, no? Voglio dire, era proprio un ragionamento semplice semplice, ma evidentemente questo governo è il governo della complicazione degli affari semplici. Abbiamo visto che complicate gli investimenti degli investitori internazionali, complicate le assunzioni dei giovani con le causali, gli aumenti di prezzo, e quindi complicando ci avete fatto anche, avete fatto al ministro Centinaio anche questo regalino. Peccato però che il ministro Centinaio non è che sia soltanto un appassionato a tempo perso di turismo, il ministro Centinaio è un professionista del turismo, infatti ha un lungo curriculum sull'argomento. Io vedo anche quello reperibile sui tutti i siti del settore, ce n'è uno in particolare che si chiama TTG Italia che ci dice molte cose. Ministro Centinaio ha lavorato a lungo nel club mediterraneo, è stato area manager per il Nord Italia tra il 2006 e il 2007, poi nel 2009 è diventato il responsabile del canale di vendita tramite le agenzie del club mediterraneo, e poi sempre lo stesso sito ci dice che il 6 di aprile del 2009 diventa direttore commerciale di un tour operator, il tour operator Il Viaggio. E l'ultima notizia che reperisco in rete è del 21 di maggio, quindi 10 giorni prima che si nominasse il governo, 10 giorni prima, questo sito recita testualmente: attualmente infatti Centinaio affianca la sua carriera politica quella di direttore commerciale del tour operator Il Viaggio. Quindi il 21 maggio il ministro che si apprestava a prendere questa responsabilità e a prenderla con questo movimento assurdo di spostamento di competenze, era dirigente di un tour operator. Ora, il Movimento 5 Stelle, viene da chiedere soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno fatto una battaglia storica contro il conflitto di interessi, ma scusatemi, vi parlo naturalmente tramite il Presidente Rosato che ci ascolta, ma scusatemi colleghi, se non è un conflitto di interesse questo, ditemi cos'è un conflitto di interesse. Prendere il direttore commerciale di un tour operator e farlo non ministro della cultura, ministro dell'agricoltura con spostamento delle competenze, se non è conflitto di interessi questo, mi chiedo quale sia. Ora, noi sappiamo che per legge i membri del governo non possono avere incarichi incompatibili, e quindi io voglio dare, come dire, il beneficio del dubbio al ministro Centinaio e auspico, mi piacerebbe moltissimo che ce lo dicesse ufficialmente, che abbia comunicato all'autorità antitrust che ha lasciato ogni responsabilità dentro questo tour operator nel quale aveva un ruolo, come dire, di dirigente di vertice. Però certo questo dimostra in modo inequivocabile la concezione proprietaria che questo governo ha delle istituzioni. Cioè, cari colleghi, noi non ci possiamo stupire se il presidente della RAI designato
prende un ceffone in faccia dal Parlamento sovrano che rappresenta i cittadini e con uno sbuffo dice «me ne frego», per usare una citazione che piacerebbe al ministro Salvini. Non ci possiamo stupire di questo, perché chi decide di prendersi una competenza da un altro ministero e riesce a far produrre un decreto legge d'urgenza, come se questo paese non avesse la disoccupazione, non avesse il problema della crescita, non avesse mille e mille problemi del mezzogiorno, c'è tempo per spostare le competenze del Ministero della Cultura prima di ogni altra cosa. Questa è una concezione proprietaria dello Stato che noi combatteremo con ogni forza, e cominciamo a combatterla raccontandola al Paese, perché il Paese deve sapere che cos'è il cambiamento, deve sapere cosa vuol dire aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno. Significa umiliarle, pensare che siano proprie. Non è così, signor Presidente, non è così, caro sottosegretario Valente, al quale mi rivolgo naturalmente tramite il Presidente. Sappiate che avrete nel Partito Democratico un'opposizione fierissima, fierissima perché noi abbiamo giurato fedeltà a queste istituzioni e non accetteremo ulteriormente che siano fatte oggetto di violenza come in questi casi. Io vi ammonisco, la Costituzione va rispettata anche sostanzialmente. Non fateci vedere più questo tipo di provvedimenti, caro sottosegretario, in cui si spostano competenze di ministeri perché qualcuno ha il proprio hobby da perseguire e da curare. Se qualcuno ha un hobby da perseguire e da curare, lo curi nel fine settimana. Grazie. Grazie onorevole Scalfarotto. Onorevole De Carlo, prego. Grazie Presidente. Questo decreto imporrebbe più di